infiammano. Rai Sport 1. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio. Le immagini che vedete ci giungono da Montaione, in provincia di Firenze. Siamo in una delle più belle località turistiche della Toscana, a circa 50 km dal capoluogo, nel suggestivo territorio della Val d'Elsa. Per commentare, insieme a Stefano Mappa, qui accanto a me, buongiorno Stefano, vicepresidente responsabile della comunicazione della Federazione Italiana Sport Orientamento, questi campionati italiani long e staffetta di mountain bike orientamento. Buongiorno Stefano. Buongiorno Cristina e un saluto a tutti quanti i telespettatori. Allora, bene, prima di iniziare a commentare le immagini della manifestazione, ascoltiamo il saluto di benvenuto del sindaco della città di Montaione, Paola Rossetti. Paola Rossetti è il sindaco di Montaione, paese che già nel 2007 accolse i campionati europei di mountain bike orienteering. Sì, fu una bella esperienza. Quest'anno sì, appunto, i campionati italiani, e siamo molto felici di ospitare in questo nostro territorio, che appunto si presta molto bene a questo tipo di sport. Quali sono le ricchezze naturalistiche che gli atleti incontreranno lungo il loro percorso? Direi un po' tutte. In particolare incontreranno un'area protetta, che è l'Alta Valle del Carfalo, che ha delle caratteristiche specifiche, per questo è stata riconosciuta appunto come area protetta. C'è una faggeta che non è in genere a queste altitudini possibile, e quindi avranno modo i nostri atleti di scoprire una delle tante bellezze della Toscana. Allora Stefano, la mountain bike orienteering è una delle quattro discipline dell'orientamento ed oggi a Montaione assegna i tricolori individuali e da staffetta sulla distanza long. Esatto Cristina, questa manifestazione si articola su due giornate, la prima dedicata alla prova staffetta mentre l'altra a quella individuale. Il campionato giunge in un momento della stagione agonistica in cui si sono già svolte tre gare di Coppa Italia ed anche il campionato italiano sulla distanza media, tenutesi il 13 maggio a Dolegna del Collo in provincia di Gorizia, e che ha visto trionfare tra gli uomini elite Luca Della Valle del Monte Giner e tra le donne elite Laura Scaravonati del gruppo sportivo della Forestale. Allora, la gara di oggi vede iscritte ben 20 società sportive per un totale di circa 90 atleti. L'organizzazione delle due prove è affidata alla società toscana Dromos di Pilade Campilli, mentre la direzione di gara Stefania Vezzani, sotto l'occhio vigile del delegato tecnico Giuliano Moretto. E gli odierni campionati italiani vedranno prendere il via gli atleti master, cioè coloro che competono per le varie fasce d'età, e gli elite, ed i percorsi delle prove individuali delle staffette sono stati tracciati dal signor Massimo Bianchi. Allora, come per la corsa di orientamento, anche per la mountain bike orienteering la dinamica della gara non cambia, giusto Stefano? Esatto, anche in questa disciplina il concorrente è munito di una cartina d'orienteering molto dettagliata, sulla quale è riportato un percorso con un certo numero di punti di controllo. Vince chi impiega meno tempo nell'individuare questi punti seguendo la corretta sequenza numerica. Nella mountain bike orientamento la carta è collocata su di un leggio girevole insieme alla bussola, il tutto fissato sul manubrio della bicicletta. Ogni categoria presenta in gara un percorso diverso dall'altro, con distanze, difficoltà e punti di controllo che variano in ragione delle fasce di età. Allora, prima di commentare questi campionati italiani long e staffetta individuali, credo sia importante ricordare che lo scorso agosto a Vicenza si sono disputati i mondiali di mountain bike orienteering e l'Italia è stata grande protagonista, andando a conquistare anche Stefano una medaglia d'argento e una di bronzo, giusto? Sì Cristina, l'importante manifestazione internazionale dello scorso anno, organizzata in Veneto, ha visto la Federazione Italiana Sport e l'Orienteering e la DS Sfera in prima linea nella gestione dell'evento mondiale, e come hai ben precisato la squadra azzurra ha conquistato nelle prove long un argento con il giovane juniores Riccardo Rossetti ed un bronzo con l'atleta della Forestale Laura Scaravonati. Allora, sentiamo il tecnico della nazionale di mountain bike, il signor Daniele Sacchet, che illustrerà questa importante esperienza ridata. Lo scorso anno sono arrivate delle medaglie mondiali. Sì, chiaramente le medaglie sono l'obiettivo, però
Io quello che ho visto principalmente è proprio una crescita costante di tutto il gruppo, di tutti i ragazzi che si stanno impegnando veramente tanto, perché ricordiamo non sono dei professionisti, a parte diciamo l'atleta forestale che è Laura Scaravonati, che è poi l'atleta di punta al femminile, però la crescita costante è che è un po' quello che era il nostro obiettivo principale. Poi è chiaro che le medaglie fanno piacere e le raccogliamo ben volentieri, insomma. Ecco, quest'anno di nuovo ad agosto in Ungheria un altro appuntamento mondiale. Sì, i terreni lì ungheresi credo si adattano alle nostre caratteristiche, noi ci proveremo. Ripeto, abbiamo già fatto una parte di Coppa del Mondo dove abbiamo fatto dei grossissimi risultati, non era mai successo nella storia del mountain bike che un italiano fosse in seconda posizione nella classifica generale. Anche Laura è iniziata col piede giusto, ma tutta la squadra sta seguendo. La prossima settimana avremo la Coppa del Mondo, il secondo round di Coppa del Mondo, vedremo un po' come andrà, andremo in Polonia, quindi lì ci aspetta un po' un terreno un po' più difficile, ma credo, io sono ottimista, ecco, credo che ci adatteremo bene anche a quel tipo di terreno. Allora Stefano, dopo aver ascoltato queste parole da parte del tecnico della nazionale assoluta Sacchetta, cerchiamo di conoscere magari con te, se ci puoi aiutare più da vicino, quali saranno le difficoltà tecniche che oggi gli uomini e le donne incontreranno in questa prima giornata di campionato. Per questo compito ascoltiamo il tracciatore della manifestazione, il signor Massimo Bianco, cioè colui che ha approntato tutti i percorsi gara, dalle categorie giovanili a quelli master e quelli sia uomini che donne. Sentiamo. Massimo Bianchi è il tracciatore di questa gara qui a Montaione. Allora Bianchi, quali sono le difficoltà che questi atleti oggi andranno ad incontrare? È un terreno atipico per essere nella campagna toscana, la presenza del 70% di bosco, pochi vigneti, molti sentieri e dal punto di vista tecnico per una gara di mountain bike orientamento credo sia una delle carte tipiche della zona, perché fondamentalmente nel 2007 abbiamo fatto i campionati europei qui e questo è un terreno completamente differente alla zona che è circostante. C'è molto bosco a differenza di altre gare che abbiamo fatto da queste parti con dei vigneti, quindi la difficoltà sarà maggiore per alcuni atleti. Ecco, a giudizio di tecnico, quali sono le doti per emergere qui su questo tracciato? È più importante la componente fisica o tecnica? Allora, partiamo. Ho fatto un percorso misto, siamo partiti da una componente fisica iniziale ad una componente molto tecnica sulla parte centrale per poi ritornare a una parte fisica finale per fare l'arrivo nel paese, perché sennò era limitato solo a un'attività di bosco e quindi, però per spettacolarizzare l'evento abbiamo fatto a discapito della tecnica durante tutta la prova, abbiamo preferito fare una parte iniziale molto fisica e poi alla fine di nuovo fisica, però nella parte centrale, la parte tecnica dove poi secondo me si deciderà la gara di oggi. Allora Stefano, dopo aver ascoltato le parole del tracciatore dei percorsi di gara, andiamo a vedere insieme la cartografia che utilizzeranno proprio nella staffetta. Le carte che utilizzeranno tutti gli atleti hanno una scala di 1 a 15.000, ciò vuol dire che un centimetro sulla carta corrisponde a 150 metri sul terreno. Il percorso della staffetta uomini ha una lunghezza totale in linea d'aria di 7 km 800 metri e prevede l'individuazione di 11 punti di controllo. Le tratte, come del regolamento, alternano punti distanti a punti invece con distanze molto più brevi. Il percorso della staffetta femminile, anch'esso lungo 7 km e 800 metri, prevede invece 10 punti di controllo. La regola anche in questo caso vuole che si alternano tratte lunghe a tratte molto più brevi. Comunque nel percorso femminile vediamo che l'1, il 4, l'8, il 10 e il decimo punto di controllo hanno distanze abbastanza rilevanti, mentre i restanti punti sono più brevi. Allora, eccoci di nuovo invece con le immagini della manifestazione, in più in particolare con la partenza dei concorrenti. Li vediamo impegnati nell'azzeramento del rivelatore elettronico dei punti, posizionarsi sulla linea di partenza ed attendere il via. Ben 20, di cui 7 elite, sono le staffette maschili che tra pochi secondi prenderanno il via, mentre 4 sono quelle femminili, di cui 2 elite.
La partenza della staffetta prevede la distribuzione della cartina sulla linea di partenza. Successivamente ciascun concorrente ha la posizione capovolta sul proprio leggio. Appena lo starter fa partire la gara, ogni atleta molto rapidamente gira la cartina, la sistema nell'apposito alloggiamento posizionato sul leggio, determina velocemente la direzione di marcia e lungo una direzione che varia a secondo appunto della categoria di appartenenza va alla ricerca del primo punto di controllo, scegliendo come detto prima il percorso più breve. Queste operazioni richiedono grandi abilità non solo orientistiche ma anche nella guida del mezzo e soprattutto nella capacità di ragionamenti in tempi rapidi. Allora, benissimo, fra qualche istante comincerà la gara, intanto vediamo gli atleti posizionati sulla linea di partenza e fra qualche istante appunto la gara comincerà, eccoli qui, fra un pochino saranno pronti per partire, abbiamo già detto tutte le categorie, ecco partiti, la gara è iniziata e ciascun atleta è impegnato sul proprio percorso alla ricerca, come dicevi appunto tu Stefano, del primo punto di controllo. I percorsi degli uomini elite vedono la prima lanterna collocata a una distanza di 1250 metri dal via, mentre quelle delle donne ad una distanza di 1450 metri circa. Allora adesso andremo a vedere anche alcuni passaggi, adesso per esempio vediamo aggiungere l'atleta con il Petrolio 160, Andrea Visioli. Sì, in questo momento invece giunge Laura Scaravonati, l'atleta favorita, tallonata da Daniele Sacchette dell'Orisas e a sua volta da Davide Bettega del gruppo sportivo Pavioni. Eccolo il numero 88, invece il giovanissimo Maurizio Castellazzo. Esatto, anch'esso un ragazzo del gruppo sportivo Pavioni. C'è da evidenziare che Laura Scaravonati e Luca Della Valle, quest'oggi non avendo un compagno nella stessa società, formeranno una staffetta fuori gara, quindi i big delle due discipline, delle due categorie gareggeranno insieme. Allora, mentre vediamo poi i concorrenti darsi un grande affare per raggiungere nel più breve tempo possibile giustamente il primo controllo, i rivelamenti cronometrici registrano che il primo uomo a punzonare con il tempo di 9.58 è Daniele Sacchette, seguito a 34 secondi da Riccardo Rossetto e a 1 minuto e 24 da Flavio Neri. Tra le donne invece Milena Cipriani punzona per prima dopo 9.51 secondi di gara, seguita a 4.39 da Chiara Sergenti. Come abbiamo detto in apertura, la gara assegna il titolo sulla distanza long, quindi il percorso deve obbligatoriamente rispondere a dei requisiti ben precisi che si differenziano da quelli previsti per una gara su distanza sprint oppure middle, Stefano. Sì, Cristina, questa regola vale anche per lo sci e la corsa di orientamento e fa riferimento a delle tabelle presenti nel regolamento tecnico federale. Volendo fare dei confronti con la prova individuale middle e sprint maschile di mountain bike orientamento, diremo che mentre la prova long, cioè quella odierna, deve durare tra gli 85 e i 95 minuti, quella middle non supera i 50 minuti, quindi va da 45 a 50 minuti, mentre la sprint dura tra i 20 e i 25 minuti. Comunque la bravura del tracciatore sta anche nel saper ideare percorsi con questi parametri, quindi costruire percorsi ad hoc e con un tot numero di controlli, con tanti altri importanti aspetti che è importante non tralasciare. Allora, riprendiamo quindi la prova per commentare il primo colpo di scena. Stefano, della prova, il quarto punto di controllo, Riccardo Rossetto si porta in vantaggio con un parziale di 22.41, seguito a 2 minuti 05 da Flavio Neri ed Alberto Betazza, circa 2 minuti e 30 secondi. Tra le donne invece la situazione non cambia, sempre Milena Cipriani avanti con il tempo di 32.26, seguita da Chiara Sargenti ad oltre 8 minuti. Ci stiamo intanto avvicinando a quelli che sono i cambi della manifestazione, abbiamo visto già i primi atleti, in questo momento stiamo vedendo Jaime Origi, leader tra gli uomini, che ha appena cambiato con Alberto Betaz, sempre dell'IK Prato. In questo caso abbiamo Stefani Betaz che ha ricevuto il cambio da Chiara Sargenti e Flavio Neri cambio con Marco Guizzardi, mentre vediamo sfinito Alberto Betaz a terra. Sta arrivando anche Andrea Visioli che darà il cambio a Stella Varotti e qui Laura Scaravonati che lascia il testimone a Luca Della Valle. Altri cambi, eccolo qui, questo dovrebbe essere Davide Bettega che cambia con Piero Turra. Esatto. E poi eccolo qui a seguire Daniele Sacchette cambia invece con Marco Bonazzi.
E Riccardo Rossetto, l'ultimo, eccolo qui, cambio con Luciano Sonda. Siamo quindi, Stefano, in zona cambio per assistere al passaggio del testimone al compagno di gara. Come abbiamo visto, ricordiamo che al campionato italiano longo di oggi, oltre agli atleti elite, ci sono anche molti giovani e master. Giusto, Cristina, è importante evidenziare la presenza di quest'ultimi in quanto costituiscono un po' la linfa del movimento orientistico italiano. In Italia sono moltissimi master che ogni domenica si confrontano sui campi gara delle quattro discipline. Pensa che nel 2011 sono state organizzate complessivamente 308 gare per un totale di oltre 45.000 partecipanti tra gare nazionali, internazionali, regionali e gare promozionali. Quindi un gran movimento che sicuramente sta facendo crescere in maniera vertiginosa lo sport dell'orienteering in Italia. E allora un altro cambio, Michele Mogno cambia con Daniele Pesce. Con la conclusione dei cambi, la seconda parte della gara continua a dare grandi emozioni. Il primo atleta ad individuare il primo punto di controllo è Piero Turra in 9.41, seguito a 32 secondi da Marco Guizzardi e da Jaime Origi, che correggimi tu Stefano se sbaglio, a 1 minuto e 26. Tra le donne invece Giuliana Zoppé chiude in 12 minuti e 41 secondi, seguita da Stephanie Betaz con 17 e 35. La staffetta è una prova molto emozionante, questi continui cambi di posizione rendono la prova odierna molto interessante. Assolutamente sì, ricordiamo che la mountain bike orienteering, come abbiamo già detto diverse volte, è una delle quattro discipline della Federazione Italiana Sport Orientamento, che in quest'ultimo quadriennio olimpico è molto cresciuta grazie anche alla firma di particolari protocolli d'intesa come quello siglato nel 2010 con la Federazione Ciclistica Italiana. Certamente, a novembre del 2010 la FISO ha chiuso un rapporto di collaborazione con la Federazione Italiana Ciclistica, mirata alla promozione e alla diffusione di questo sport anche tra i praticanti della sola mountain bike. Questo accordo consente ai nostri tecnici di migliorare le proprie conoscenze con appositi corsi e costituisce chiaramente un valido strumento di promozione di questa disciplina. Non a caso annualmente si registra sempre un aumento crescente dei tesserati. Allora, fase finale di questa seconda frazione di campionati italiani a staffetta, i riscontri cronometrici evidenziano al punto di controllo numero 10 il passaggio di Marco Guizzardi in 49.29, seguito da Jaime Origi con 53.02, chiude al terzo posto invece Piero Turra con 1 minuto e 01.04. Invariate le posizioni delle donne, sempre prima Milena Cipriani, seguita invece da Stefani Betaz. Ormai manca soltanto un punto, ma insomma gli ultimi stanno arrivando e quindi stanno cominciando a punzonare per la gara finale, per la parte finale della gara. Abbiamo visto l'arrivo appunto di Pietro Turra, stiamo assistendo adesso all'arrivo di Stefani Betaz dell'IK, che probabilmente chiuderà in seconda posizione. A seguire sempre lei, ecco, che sta pedalando, quindi si sta portando alla fase finale di questa competizione, sorridente probabilmente e consapevole di aver conseguito un bel risultato. Infatti l'abbraccia alla collega di squadra Chiara Sargenti, che ha portato avanti la prima frazione. E questo è il giovanissimo Fabiano Bettega. Spazio anche a lui, vogliamo tagliare il traguardo. In coppia con David Bettega si aggiudica il titolo italiano infatti tra i giovani, anche David Bettega. E poi arrivano il giovanissimo Damiano Bettega e il rappresentante dell'Oriente Express Giulio Cantù. Sì, che ha fatto la gara insieme a Giancarlo Dell'Eva del Monte Gemer. Adesso vediamo l'arrivo di Marco Bonazzi dell'Orisasso in coppia con Daniele Sacchetti, che conquista il quarto posto assoluto da questa classifica, e di Giorgio Mognati con Nicola Sacuman, che conquistano il titolo italiano nella 45. E vediamo anche un atleta molto caratteristica, Lucia Calcic della polisportiva besanese, che mostra orgogliosa adesso la sua cartina ai fotografi e alle telecamere presente sul campo gara. Come dicevo, questi gli atleti master sono il vero cuore delle società sportive. Ed ecco le premiazioni. Questa è la premiazione, sì, della staffetta terza classificata, Piero Turra e Davide Bettega. Eccoli in quadrati. Rappresentano il gruppo sportivo Pavione, una società del Trentino. E poi
a seguire, abbiamo visto questi sono i terzi classificati, a seguire la premiazione sempre della staffetta invece dei secondi classificati che dovremmo vedere entrare tra pochi istanti. Eccoli qui, sì, sono infatti Alberto Betazze e Jaime Origi. Infatti si conferma quindi al secondo posto questa coppia dell'IK Prato. Non dimentichiamo che dei due Jaime Origi è un nazionale che ha preso parte a moltissimi campionati europei, mondiali, coppe del mondo e ha conseguito tantissimi titoli italiani. Questa è la classifica invece, la squadra che si è classificata al primo posto, quindi i campioni d'Italia del CUS Bologna, composta da Flavio Neri e Mario Luzzardi. Allora, leggiamo con l'aiuto della grafica le graduatorie, da seguire seguiranno invece le gare individuali. Allora, queste sono le graduatorie che leggiamo in sovraimpressione grazie alla nostra grafica. A questo punto sono i tre gradini del podio cui avete visto poco fa consegnare le medaglie. Allora, bene Stefano, dalle immagini della prova staffetta passiamo invece adesso alla gara individuale maschile e femminile. Come possiamo vedere, i concorrenti si apprestano ad affrontare questo importante impegno che prenderà il via dal centro storico di Montaglione. Come abbiamo detto, assegnerà i titoli italiani sulla distanza long. Anche in questo caso sentiamo il tracciatore dei percorsi, Massimo Bianchi, che ci illustrerà un po' le caratteristiche di questi percorsi elite maschili e femminili. Allora, ieri la differenza di una gara staffetta, la gara di ieri era impostata su una prima parte molto fisica, parte tecnica centrale e parte fisica finale. Oggi era un giusto connubio tra fisica e atletica, tra fisica e tecnico. Il percorso era molto lungo, però allo stesso tempo dovevano stare molto attenti, quindi non importava solo spingere sui pedali, ma stare attenti anche tecnicamente alla gara. Allora Stefano, come per la prova staffetta, andiamo a vedere con te la cartografia degli elite donne e uomini. Il percorso degli uomini è lungo 25 km con 580 metri di dislivello e 19 punti di controllo, mentre quello delle donne ha una lunghezza di 18 km 700 metri e con un dislivello di 430 metri e 15 punti di controllo. Allora, entrambi i percorsi presentano tratte lunghe alternate da alcune tratte brevi che poi dopo andremo a vedere. Allora, eccoci qua per assistere alla prova individuale. Come da regolamento, ciascun atleta si porta, vedete, prima in prepartenza, dove riceve la cartina con il percorso. Dopo un minuto di attesa si sposta invece sulla linea della partenza in attesa del via. Abbiamo visto prendere il via Flavio Neri del CUS Parma, in griglia con Maurizio Castellasse del gruppo sportivo Pavioni e dalla coppia della Groenland Orienteering Lorenzo Filippi e Pamela Geiger. Andiamo adesso a seguire la partenza di Alberto Vedaz dell'IK insieme a Marco Bonazzi dell'Orisasso. Adesso sarà la volta, eccola qui, della giovanissima Silvia Simoni del Panda Orienteering, l'atleta iscritta nella categoria delle donne 16. Parte in coppia con Giorgio Mognato del GS Nord-Est Tarcento. Ed in griglia di partenza Daniele Pesce, il vice campione mondiale juniores Riccardo Rossetto. Anche per loro un'attenta lettura della carta, sistemazione molto accurata dello strumento principale dell'orienteering, anche perché la posta in palio in questo caso è molto alta. Rossetto, dopo aver conquistato il quinto posto ieri nella staffetta, vorrà sicuramente guadagnarsi un posto nel podio. E allora, questo criterio consente, Stefano, a ciascun atleta di conoscere con largo anticipo l'orario esatto di partenza. È importante, sì, le griglie di partenza gli consentono di prepararsi anche psicologicamente meglio alla manifestazione e alla gara. E allora, Wolf Eberi sulla linea di partenza, Piero Turra. Piero Turra è un altro buon atleta, in grado di giocarsi un posto sul podio. Ieri si è ben difeso insieme a Davide Bettega, tanto da cogliere il terzo posto in staffetta. Partenza singola invece per Giuliana Zoppe del Panda Orienteering, iscritta alla prova della categoria Elite. E al via appunto dopo 23 minuti dalla prima prova, dalla prima coppia. Marco Guizzardi adesso insieme a Ivan Gasparotto, altra partenza per loro. Altra singola partenza, si tratta dell'azzurra Stella Varotti, inquadrata in questo momento del CUS Parma. Massima concentrazione nella lettura della carta, come possiamo vedere, e soprattutto nella scelta dell'itinerario più breve che la porterà al primo punto. E questo invece è il favorito alla vittoria, il nazionale Jaime Origi dell'IKP, ieri secondo in staffetta, seguito a ruota da Davide Bettega del GS Pavione. Eccolo qua.
Una coppia adesso in partenza di donne che si appresta dopo 30 minuti a prendere il via dal primo concorrente. E le atlete sono la nazionale Milena Cipriani e Rosso Elisabetta, entrambe tesserate per il Panda Orienteering. Concentrazione invece per la coppia Parnigotto-Albertino del Rerebus Orientamento Vicenza e l'ex azzurro Michele Mogno dell'Orienteering Swallow Knoll. Eccoli partiti, vediamo qui con un sorriso smagliante l'atleta che oggi potrebbe vincere la gara, l'azzurro Luca Della Valle del Monte Gimmer, Stefano. Ricordiamo che l'atleta è attualmente in vetta alla Coppa del Mondo di Mountain Bike. E lo segue a ruota la più forte atleta italiana della mountain bike orientamento, bronzo ai mondiali veneti nel 2011 in una distanza longa e titolare di molti titoli italiani, parliamo di Laura Scaravonati, al via con il tecnico azzurro Daniele Sacchetti, partiti pochi istanti fa. Chiude la griglia Andrea Visioli del CUS Parma, che peraltro è consigliere della Federazione Italiana Sport Orienteering e dal settore mountain bike, che alla luce del lavoro che ha fatto probabilmente è da elogiare per i risultati che sono stati conseguiti in questi anni. Allora, a questo punto tutti i concorrenti sono in gara, subito Marco Guizzardi in primo piano, molti sono i percorsi presenti sul terreno con lunghezze e numeri di punto controllo e difficoltà diversi gli uni dagli altri in ragione della categoria di appartenenza. Vediamo Giuliana Zoppei, sì, in questi parametri esistono sono dei parametri che ciascun organizzatore deve tenere in considerazione. Intanto vediamo Jaime Origi Punzonare, anche per lui oggi sicuramente un'opportunità per vestire la maglia tricolore. E ancora altre immagini dei vari concorrenti con le telecamere puntate su Piero Turra. Torniamo a parlare delle caratteristiche dei percorsi, nello specifico della gara odierna. Stefano, quali sono i parametri tecnici tenuti in considerazione dagli organizzatori? Oggi il percorso dovrà essere molto impegnativo, in particolare la difficoltà di scelta della migliore tratta dovrà essere alta, la maggior parte dei punti dovranno essere molto distanti tra loro e solo 4-5 tratte dovranno essere brevi. Il terreno inoltre dovrà essere particolarmente boscoso, impegnativo e preferibilmente collinare. Infine la difficoltà di lettura della carta sarà di livello medio-basso. A tal proposito è bene precisare che le carte che si utilizzano in una gara long, come quella di oggi, hanno una scala che varia da 1 a 15.000 a 1 a 20.000. Differenziano chiaramente da quelle che sono le carte utilizzate nelle gare sprint o nelle gare medie, dove appunto devono garantire una leggibilità rispettivamente alta e medio-alta. Allora, vai Stefano. No, dicevo appunto che la carta sprint va da 1 a 5.000 a 1 a 10.000 come scala, mentre la middle da 1 a 10.000 a 1 a 15.000. E allora, nel frattempo le telecamere sono tornate sia su Marco Guizzardi che sul favorito alla vittoria finale Luca Della Valle. Eccoli inquadrati, continuano, sì. Ecco, vediamo un'altra coppia di atleti che si appresta a raggiungere i punti di controllo, sono Elisabetta Rossi e Francesca Simoni. Vedete la punzonatura elettronica, a fianco c'è anche quella meccanica qualora non dovesse funzionare il chip elettronico. Allora, primi piani sui particolari, mentre continuano i nostri atleti a punzonare. A metà della gara la situazione ci vede al comando con Luca Della Valle, che al punto di controllo 9 punzona con il tempo di 39.06, seguito a meno di un minuto da Jaime Origi con 30.18, terzo infine Riccardo Rossetto con un parziale di 32.08. Tra le donne invece Laura Scaravonati, sempre in testa al primo punto, fa registrare un parziale di 48.23, seguita sempre da Stella Varotti con il tempo di 56.27 ed infine Milena Cipriani con 56.42. È impressionante la marcia dei due atleti al comando della gara, Luca Della Valle che ad eccezione di una piccola sbavatura al sesto punto ha mantenuto sempre le posizioni di testa in ogni singolo controllo, mentre Laura Scaravonati ha invece punzonato sempre con il migliore intermedio, accumulando notevoli minuti preziosi di vantaggio sui diretti avversari. Allora Stefano, nell'attesa di conoscere chi saranno i campioni italiani 2012 di oggi, vogliamo far conoscere ai nostri telespettatori come ci si avvicina a questo sport orienteering, in particolare a questa disciplina della mountain bike.
Ma la Federazione Italiana Sport Orientamento in quest'ultimo quadriennio olimpico ha notevolmente incrementato la sua attività di promozione, tanto da approfondire e in alcuni casi avviare dei progetti legati al mondo della scuola, al turismo, all'agonismo, agli stili di vita. Tale impegno comunque ha raddoppiato in poco più di 3 anni il numero dei propri tesserati, passati da poco più di 3.000 ad oltre 8.000. E per veicolare meglio questa iniziativa è stata predisposta ed incrementata una specifica attività di comunicazione istituzionale, potenziando il sito istituzionale, chiaramente, che ricordo è www.fiso.it. Attraverso i contatti mail presenti sul sito è possibile quindi dialogare con la segreteria della federazione o i comitati regionali o le delegazioni ed avere tutte le informazioni necessarie per avvicinarsi allo sport dell'orienteering o anche a una delle singole discipline, che sono, ricordo, la mountain bike, appunto la corsa, il trail e lo sci orientamento. In aggiunta a questo strumento, ricordo che offre la possibilità di conoscere nel dettaglio, appunto, queste 4 discipline, le attività sportive di previsto svolgimento sul territorio nazionale e regionale. È possibile anche interagire con i social network come Facebook, Twitter, YouTube e Flickr. La federazione comunque comunica giornalmente con le news, settimanalmente attraverso le newsletter e quadrimestralmente con la rivista federale Azimut Magazine. È importante evidenziare che questa operazione di comunicazione ha consentito alla federazione di accrescere il proprio valore e quindi di collocarsi sul mercato e conquistarsi spazi importanti ai fini della fidelizzazione di sponsor e partner. Velocemente il calendario e i prossimi impegni, Stefano, abbiamo detto la Coppa Italia, 7 prove. Esatto, la Coppa Italia si articola su 7 prove, i campionati italiani su 4 prove, avremo ancora ad ottobre il campionato italiano sprint, si è già svolto in Piemonte grazie alla delegazione piemontese guidata da Carla Balma il trofeo delle regioni e quindi il campionato italiano di società. Allora, abbiamo visto giungere intanto Riccardo Rossetto con il tempo di 1:23:03 e adesso è la volta di Luca Della Valle, eccolo qui. Sorride, ma poco convinto, vedo. Sì. Finisce comunque con un tempo di 1:14:27, un tempo eccellente, chiaramente, mentre Rossetto ha chiuso la prova in 1:23:03. Tanto arrivano anche i giovanissimi atleti presenti a questo evento. Altri master, anche loro ce n'erano molti presenti. Ivan Gasparotti, seguito da Andrea Visioli, master 35, che al termine della prova, poi andremo a vedere fra qualche istante, si classificherà, scusate, secondo, e da Flavio Neri che ci impiega 1:49:29. Marco Guizzardi è al momento terzo, e poi a seguire, ecco qua, Alberto Betazzo con il tempo di 1:53:58, al momento è quinto. È anche sanguinante, sarà incappato in una rovinosa caduta dalla bici. Facile quando, oltre a guidare, si deve anche leggere la cartina di orientamento. Certo. E questo è un po', insomma, il problema dei biker orienteri. Certo. Gli atleti gareggiavano rispettivamente nelle categorie giovani degli uomini 17-20 e donne 16. Attenzione, era Stefano Galter e Simone. Sì, in arrivo. È arrivato in questo momento un'altra ragazza, era Francesca Simoni, sì, esatto, insieme alla Galter. E siamo in attesa, sì, siamo in attesa trepidante di rivedere i big. Ed ecco appunto Jaime Origi che blocca il tempo su 1:22:16 di gara. Cristina, ti devo annunciare che Jaime è il nuovo campione italiano sulla distanza long, perché Della Valle ci risulta essere stato squalificato per una punzonatura errata. Come vediamo, sorridente e smagliante anche Laura Scaravonati, probabilmente consapevole del fatto di aver vinto il titolo. Sempre in testa, esatto. 1:23:17 è il tempo registrato da Laura Scaravonati, una atleta che arriva un po' meno convinta sì. della cosa. Comunque, ecco un altro atleta tra i giovani, ce n'erano moltissimi di giovani presenti a questo campionato italiano che è molto importante per la crescita. Michele Mogno, master 35, eccolo qua. Arrivare, seguito da Mark Ayman, il primo dei master 35, e poi Marco Di Marcello, master A. Sfinito, eh? Sfinito. Sì.
vediamo adesso chi il corridoio, ecco, uscire dal tunnel, Daniel Zecchette, il tecnico, seguito da Stella Varotti, che si porta con il tempo di 1.32.50 provvisoriamente alle spalle di Laura Scaravonati. Ancora un atleta master, ed infine vediamo l'arrivo della terza pretendente al podio, eccola qui, Milena Cipriani, con il tempo di 1.38.37 si classifica al terzo posto assoluto tra le donne dopo Stella Varotti e la campionessa italiana 2012 Laura Scaravonati del GS Forestale. Esatto, si conferma quindi anche per quest'anno, credo per la 29ª volta, Laura Scaravonati campionessa d'Italia. Vediamo adesso arrivare Francesca Simoni, 2 ore 02 e 2 secondi, quarta tra le donne elite. E adesso le premiazioni effettuate dal presidente della federazione Sergio Grifoni, premiazioni svolte dal delegato allo sport del comune di Montaglione, vediamo che seguiranno, sì, seguiranno successivamente. Esatto, ecco Laura Scaravonati premiato da dottor Sergio Grifoni, presidente della federazione italiana sport orienteering. Molti premi, gli sponsor come sempre sono sempre molto disponibili nei nostri confronti, gli atleti ricambiano chiaramente con tanta visibilità. Immagini Varotti, Scaravonati, Milena Cipriani, il podio dei campionati italiani 2012 di mountain bike orienteering. Ed ecco e questa uomini. Infatti sì, premiazioni del delegato allo sport che vi dicevamo prima del comune di Montaglione, Eleonora Arfaioli. Ed ecco premiato Rossetto, il vice campione del mondo juniores dello scorso anno, medaglia d'argento a questi campionati. E abbiamo visto adesso, premieranno adesso il campione d'Italia, Jaime Origi, IK Prato. Una bella soddisfazione per questo ragazzo, che in gamba io conosco molto, conosco personalmente, e devo dire che è un grosso professionista. Eccolo qua, alza la mountain bike, giustamente, con grande soddisfazione. E su queste immagini leggiamo le graduatorie maschile e femminile. A seguire ascoltiamo il microfono di Pietro Ilarietti, i vincitori, nell'ordine Jaime Morigi e poi Laura Scaravonati, Stefano. Esatto, ecco, ecco i cinque primi atleti, Scaravonati, Varotti, Cipriani, Simone, Zoppè e Giuliana, Panda Orienteering. Molti atleti del Panda Orienteering, sì. 3 atleti su 5. Ottimo per la società. Sì. Jaime Origi è il nuovo campione italiano sulla lunga distanza, oggi a Montaglione. È il 7° titolo italiano di una carriera sempre più luminosa. Ma luminosa non lo so. È un titolo italiano, questo, inaspettato, perché sicuramente non viene in un periodo di forma né fisica né soprattutto psicologica molto elevata. Però mettiamolo via, chissà che possa essere anche un po' uno stimolo per ricominciare ad allenarsi seriamente in vista dei mondiali. Tempo ce n'è, magari qualcosa di buono si può fare. Io intanto sono contento, ovviamente, anche perché la manifestazione è stata organizzata con l'aiuto della mia società, e vincere in Toscana per me, anche se sono lombardo, è come vincere a casa, per cui penso che faccia piacere sia al mio presidente che agli altri organizzatori e ai miei compagni di squadra. Mi spiace ieri, perché la staffetta ha fatto qualche errore di troppo e ho fatto perdere il mio compagno di squadra. Oggi mi sono riscattato, non posso restituire il titolo ad Alberto, però mi tengo stretto il mio, insomma. Perfetto, l'anno scorso 6° assoluto ai campionati mondiali sulla lunga distanza. Quest'anno ci riproverai? L'anno scorso per me è stata una stagione particolare. Sai benissimo che ci tenevo molto al titolo, fare bene i mondiali in casa, probabilmente anche fisiologico un po' un calo di motivazione quest'anno, per cui non partecipo neanche alle gare di Coppa del Mondo, alla prossima non sarò comunque al via, perché non mi sento di poter dare quello che potevo dare l'anno scorso anno, i miei allenamenti non sono a livello dello scorso anno, anche il mio impegno, per cui adesso vediamo, ti ripeto, 2 mesi sono ancora tanti, non parto da zero, l'ho dimostrato oggi, per cui penso di poter arrivare bene, però parteciperò ai mondiali solo se posso essere competitivo come lo scorso anno, altrimenti preferisco stare a casa, insomma. È stato proprio davvero un bellissimo percorso e complimenti agli organizzatori. Dopo i piazzamenti di livello internazionale di inizio stagione, ora ti aspettano i campionati mondiali di Ungheria. Sì, prima dei mondiali in Ungheria passiamo dalla Coppa del Mondo in Polonia, il secondo round, che sarà dal 30 maggio al 4 giugno, e faremo 3 gare.
valide per appunto la Coppa del Mondo, la 3, la 4, la 5, una sprint, una middle e una long mass start. Quindi da domani ci prepariamo psicologicamente e fisicamente per questa trasferta di fine mese. Allora, dopo aver ascoltato i protagonisti della gara individuale maschile e femminile, andiamo adesso ad ascoltare le parole del delegato allo sport del Comune di Montaglione, Eleonora Arfaioli, e del presidente della Federazione Italiana Sport Orientamento, Sergio Grifoni. Eleonora Arfaioli è il delegato allo sport del Comune di Montaglione, che ha portato il suo saluto al campionato italiano di mountain bike orienteering oggi qui. Beh, noi siamo orgogliosi di aver avuto l'occasione di ospitare qui il campionato italiano di bike orienteering. Da parte del Comune ringraziamo tutta l'organizzazione che si è spesa operosamente per la riuscita di questo campionato e congratulazioni ai vincitori. Presidente Sergio Grifoni, una sinergia di più partner del territorio toscano hanno permesso l'ottima riuscita di questo evento. Sì, sicuramente. Come sempre il nostro sport suscita interesse negli enti locali, ma sia perché si fa nell'ambiente, quindi valorizziamo sempre le risorse ambientali, naturalistiche, paesaggistiche dei posti dove andiamo a correre. Qui in particolare a Montaglione abbiamo trovato un posto veramente bello, colline stupende, vigneti, oliveti, boschi, l'ideale per quella disciplina nostra della mountain bike che si sposta un po' dal bosco a zone dove ci sono sentieri, strade, insomma una varietà di scelte, di percorsi che sono propri di questa disciplina. Allora Stefano, lasciamo queste belle immagini di Montaglione per ricordare ai nostri telespettatori quali saranno i prossimi impegni della Federazione Italiana Sport Orientamento. Intanto io ringrazio Stefano Mappa per essere stato con noi. Allora Stefano, a te la parola. Il prossimo impegno di rilievo con Rai Sport saranno i campioni italiani long e da staffetta di corsa orienteering, quindi avremo la regina delle quattro specialità. La manifestazione si svolgerà in Puglia, sul Gargano e più precisamente nella foresta umbra nelle giornate dell'1 e 2 settembre. Ricambio i saluti, Cristina, salutiamo tutti quanti i nostri telespettatori che speriamo iniziano ad appassionarsi per questo sport. Certo, speriamo, assolutamente sì. A contatto, soprattutto all'aria aperta e a contatto con la natura in posti veramente meravigliosi, con scenari spettacolari. Allora, grazie a Stefano Mappa, vicepresidente responsabile della comunicazione della Federazione Italiana Sport Orientamento. Grazie per essere stati con noi e al prossimo appuntamento con la mountain bike. Arrivederci. Un saluto a tutti quanti. We'll be right back.